Vediamo ora, a valle di un'analisi, la lettura dei risultati. Una volta eseguita l'analisi, senza problemi, total warning zero, faccio una premessa, sempre per quanto riguarda le impostazioni dell'analisi. È possibile settare i tipi di solutori e la quantità di processori utilizzare nella macchina. Bisogna andare in Analysis, Option, cercare Analysis barra Result. E troveremo nell'analisi control diverse formulazioni e solutori con cui eseguire l'analisi. Vi invito a studiare l'analisi manual del software per capire la differenza tra questi solutori presenti nel software. Una cosa interessante è l'utilizzo dei processori. Questa macchina, per esempio, ha 12 processori. Il solutore 164 bit sfrutta il 100% della macchina se mettiamo gli stesso numero di processori presenti, altrimenti, mettendone meno, la macchina sarà sfruttata meno e possiamo anche utilizzare altri software contemporaneamente durante l'analisi. Dicevamo, una volta eseguita l'analisi, otterremo i risultati. I risultati sono compatibili con le spunte, di filtri risultati che abbiamo utilizzato nell'impostazione dell'analisi. Quindi lui mostrerà i risultati compatibili col tipo di analisi e col tipo di selezione dei risultati che abbiamo fatto. Per esempio, GK1, questa è un'analisi lineare, abbiamo spostamenti, reazioni vincolari, grid force, che sono le forze insomma, applicate, le reazioni vincolari e gli stress negli elementi finiti che ci sono. Qui ci sono elementi solidi, qui ci sono solid stresses. Per esempio, cliccando quindi, andando ad aprire i vari sottomenu, per esempio, vediamo diversi stati tensionali. Le sigma, diciamo, cartesiane principali, X, Y, Z e composte, le sigma principali, A10, abbiamo Tresca, von Mises, e vabbè, questi non sono veri e propri stati tensionali. Per esempio, SXX, cliccando due volte, confermiamo il comando e ci mostra una mappa delle tensioni in direzione X globale. X globale lo vedo perché è impostato di default. Per cambiare il sistema di riferimento della lettura dei risultati, che si può fare anche dopo un'analisi, bisogna andare qui in Properties, scegliere General. In General troveremo sotto la voce Output CSI Default. Default combacia con Global. Infatti, se mettiamo Global, non cambia. Possiamo eventualmente cambiare il sistema di riferimento della lettura dei risultati con uno user CSI se l'abbiamo creato, oppure element local CSI, cioè secondo il sistema di riferimento locale degli elementi. Facendo apply, gli stiamo dicendo che SXX non è più rispetto il globale, ma secondo l'orientamento locale degli elementi, che possiamo visualizzare a video tramite questa spunta. Ovviamente il sistema di riferimento locale lo possiamo riorientare negli elementi come vogliamo. Una volta visualizzata la mappa, possiamo vedere a destra la leggenda con la percentuale di elementi coinvolti da quello stato tensionale. E qui in alto, la lettura che vediamo ora è la lettura nel punto di Gauss, cioè ogni elemento mostra la mappa, il contour, rispetto alla lettura nel punto di Gauss. Possiamo qui sopra, con la voce Nodal Average, avere una mediatura dei risultati ai nodi. E aggiungendo anche Element Center Result, abbiamo una lettura tenendo conto di una mediatura anche al centro dell'elemento. Possiamo anche avere solo la lettura al centro dell'elemento. In questo caso si vedrà una mappatura dedicata, sgranata e dedicata a ogni singolo elemento finito, perché è una lettura di un solo risultato al centro dell'elemento.